conosci bene il carattere di tuo padre. Dove sei recato? In federazione. E vedrai che anche stavolta per mangiare dovremo far debito. Ti giuro, mamma, sono avvilita. Quando finirà questa miseria? Quando tuo padre metterà giudizio. Sono 2 anni che si trova disoccupato e non sappiamo più cosa fare per tirare avanti la vita. E questo è un lavoro troppo faticoso, e questo è un lavoro troppo umiliante. Ha un carattere insopportabile, disgraziato. Ma cosa dici, mamma? È colpa sua se non riesce a trovare un impiego. Ma certamente, di offerte ne ha avute tante, capisci? Ah, l'umanità. Che schifo l'umanità. Ah. Cosa ti hanno detto in federazione, papà? Le solite cose. Per ora non c'è niente. Ritornate fra giorni. Ritornate fra giorni. È ormai una canzone che si ripete da 2 anni. Federazione, sindacati, enti assistenziali. Sono espedienti per spillare dal denaro la povera gente. Io, Raffaele Chiaresin, chi divido di portiere, non sei mai visto? Io sono un compositore. Io amo la musica più della mia vita. E non mi hanno compreso. Ma mi comprenderanno un giorno, capiranno il mio genio. Ho scritto 7 opere. 7! Sì, maestro, di trombone. Di violino, pianoforte, contrappunto e armonia. Sono un profondo conoscitore di musica. Siete concertista? Sì, certo. Ho dato qualche concerto. L'ultimo l'ho dato 3 anni fa al Cinema Teatro. Diana. 4.000 posti. Un concorso di pubblico eccezionale. Questa sera abbiamo proposto al pubblico 2 atti unici di Peppino De Filippo. 2 atti unici farseschi, comici, che rappresentano uno squarcio di vita, di una vita un po' povera, semplice, ma sicuramente caratterizzata da grandi sentimenti e desiderio di raggiungere sogni che forse al momento non riescono neppure ad immaginare. Il primo atto è Don Raffaele il trombone. Don Raffaele il trombone è un musicista che non ha avuto successo, ma spera di riuscire un giorno a raggiungere grandi traguardi e di diventare famoso con le sue opere, che però rimangono sempre lì dentro il cassetto e nessuno desidera mai metterle in pratica. Voglio pulezzare la sogliola della tua casa. Che vuoi fare, pule che? Pulezzare la sogliola della tua casa. Si dice la soglia, non la sogliola. Un lapis di lingua, è lo stesso. Ma no, che non è lo stesso. La soglia è una cosa e la sogliola è un'altra. La soglia è questa. E la sogliola, se non lo sai, è un pescio. Insomma, non mi preferisci? Ecco, non sei il mio tipo. Già, non sono il suo tipo. La ragione vera non è propriamente questa, ma benzine, un'altra. La ragione vera è che ti fai fare la corte da quello con l'occhio languido che fa l'impiegato alle poste. Il principe. E adesso me lo devi dire. Il principino. E forse meglio di uno spazzino. Scoassa miseria. Stella, il nostro è un amore plutonico. L'ho voluto bene prima che Vincenzo ti sposasse. Poi però ti sei sposato. Già, e perché? Per obbliarmi di te, per non avere le tue rimembranze giorno e notte nel dubbio della mia coscienza. E chi mi sono andato a sposare? Chi mi sono andato a sposare? La diavola. E non sono matta. Siamo pieni di debiti, abbiamo venduto tutte le nostre cose. E lui fa l'ammaliatore, il cascamarto. Dobbiamo restituire 30.000 lire a Giovanni lo strozzino. E lui pensa a fare il mona dietro la sua vecchia amante. Siamo tutti qui riuniti per festeggiare l'onesto spazzino Vincenzo Esposito. E, vabbè, vieni, vai a prendere 2 fiaschi di vino, offro io. No, prego, caporale, non dovete disturbarvi. Vincenzo, quando un vostro superiore ordina e dispone, influenza a parte, non ci sono preposizioni da rilevare. Scusate, non sapevo che avevate l'influenza. Che giornata. Ah.
Perché non hai portato anche me? Ma come? Ma non si può. Non si possono portare i familiari su alla direzione, per regolamento. No, non è vero. Il fatto è che tu mi trascuri, ecco. Io? Ma ti sbagli. Se credi che nessuno si accorga di me, c'è chi mi pensa. Mangio pane e fatica, pane e pane. Noi dormiamo in sette sullo stesso letto, ma non ci appropinquiamo del denaro che non è nostro. E quindi, caro direttore, se io trovassi una busta con dentro 200.000 lire, 300, 1 milione, cosa dico? 10 milioni! Io la porterei qua, sopra le sue mani, alla direzione. Signora, fortunato. Fortunata pure io, ma... mia zia Stella. Ah, fortunato. E volete favorire? No, grazie, lo bevo. E approfitto per dare dei fiori alla mia amata. Cupido scherza e spazza, la storia di alcuni netturbini o scopatori che tra di loro vogliono festeggiare con una bellissima cerimonia, come ci tengono a dire loro, un grande gesto di buona volontà, di onestà. Uno di loro, pur trovando un pacco contenente molto denaro, non se l'è intascato e lo ha consegnato al direttore della Nettezza Urbana. Questo fatto è stato sicuramente salutato come un grande gesto di nobiltà e di onestà. Però, dietro alle spalle di questo uomo di alti sentimenti, di buona e di grande onestà, ci sono alcune sorprese. Una moglie che forse se le intende con il suo superiore? O la nipote che cercherà di sposare una persona che non è proprio la persona migliore per lei? Bene, questo dipanarsi delle vicende culminerà con un grande e bel finale che però lasciamo alla vostra immaginazione e casomai se partecipaste ai prossimi spettacoli alla sorpresa che non vogliamo certo rovinarvi. Io faccio parte del primo quadro, sono un maestro di musica, a dire il vero un maestro di pianoforte che cerca un proprio compagno per andare a fare dei viaggi all'estero, ma non sono un maestro di pianoforte, bensì un pazzo. E sono accompagnato dai miei due infermieri, fino alla fine dell'atto nessuno si accorge di questo e quindi il finale è molto molto a sorpresa. Un maestro di musica che vive nella miseria, ma seppur nella miseria ha questi sprazzi così di geni per poter far sì che il mondo conosca la sua musica. E vive sempre nei suoi sogni, nelle sue speranze di farsi conoscere. Alla fine crede di trovare un collega che lo prende portando i suoi sogni, ma alla fine rimane abbindolato e finisce nella tristezza e nella miseria. Io sono in questa commedia Vincenzo, il nostro eroe del secondo atto di Cupido scherza e spazza, che compie una impresa eroica, per modo di dire. Trova una busta piena di soldi e, sebbene povero, la dà alla direzione della Nettezza Urbana. Per questo viene convocato dal direttore, che gli fa, secondo lui, una grande cerimonia durante la quale gli stringe addirittura la mano. Ma guardate lo spettacolo e vedrete che tipo di cerimonia è stato oggetto questo personaggio.